sapere i bassi del contrabbasso, magari. Perché volte ho messo dei bassi. Vabbè, sì. Allora magari ti faccio. Credo sia stata una buona idea dare corpo a un. Non un concerto, una pièce, che vuole essere un po' musica, un po' riflessione, un po' stati generali, no? Della ricerca musicale concentrazionaria. Non dimentichiamo mai che quando si dice musica concentrazionaria non ci riferiamo solamente a un popolo, ma a tutti coloro che per motivi pseudoraziali, politici, legati a discriminazioni, legate al contesto bellico, quindi soldati, ufficiali, sottufficiali di tutte le parti in guerra, che abbiano prodotto, creato musica nei campi. Nei campi si è scritto veramente di tutto per tutti, perché abbiamo la confluenza, l'internamento civile o militare di uomini del cabaret, del varietà, uomini che scrivevano musica religiosa. E grazie a questo modo di lavorare, innanzitutto in 30 anni abbiamo potuto innanzitutto far confluire sul computer, quindi rendere accessibili migliaia di partiture che non possono essere lette sui manoscritti o sulle copie anastatiche o sul materiale fotografico, devono per forza essere ricostruite, certe volte completate, certe volte non ci arriva il materiale dalla prima all'ultima pagina. All'improvviso trovi una lacuna, trovi pagine mancanti, trovi delle parti laddove doveva esserci il violino, il violoncello, il flauto, non c'è. Ascoltate la chitarra! Siccome è stato sempre vissuto nello spirito di musicista, quindi onnivoro per natura, no? Vuole trovare tutto ciò che è nuovo, inedito. Quindi non ci si fa caso all'inizio. All'inizio è stato soprattutto passione. Diavolo!